tutti, bentornati qui su Black & Wire. Con questo video tutorial andremo a vedere tre tipi di asole. Doverosa premessa, io avevo già fatto un tutorial su Instagram riguardante queste asole, però in realtà era un reel, quindi un contenuto molto veloce, era andato anche molto bene, però su Instagram i contenuti poi non vengono ripescati come invece su YouTube. Quindi per questo ho deciso di dedicare un intero video di YouTube a queste asole, perché credo sia un elemento molto importante e necessario da conoscere se si vuole approfondire la tecnica wire. La prima asola sarà quella classica, però ci sono quei due tre spunti che possono essere utili soprattutto alle persone che stanno iniziando. La seconda asola è quella chiusa, quindi perfetta quando dobbiamo fare catene o elementi o dobbiamo fissare degli elementi ai nostri pezzi. La terza asola è un po' più particolare perché è un'asola doppia. Partendo da queste già ti puoi creare una parte importante della minuteria, quindi anche se non fai tecnica wire, anzi fatemi sapere nei commenti se siete capitati qui perché vi piace approfondire la tecnica wire o addirittura invece state applicando un'altra tecnica, però vi serve di capire come si fanno le asole proprio per collegare i vari elementi fra loro e poi creare i vostri gioielli o altro. Fatemelo sapere perché sono curiosa e poi volevo arrivare proprio qui, ovvero se utilizzate un'altra tecnica, comunque la minuteria in tecnica wire può esservi davvero utilissimo per arrivare a creare un pezzo interamente fatto a mano. Quindi, detto questo, io ti invito a iscriverti al canale cliccando il bottone rosso, così da non perderti i prossimi video tutorial. Attiva la campanella così da ricevere la notifica non appena uscirà un nuovo video e andiamo a vedere come creare le nostre tre asole. La prima asola è quella più classica. Io adesso utilizzerò per tutte le asole che vedrai il filo da 1 mm di diametro, ma ovviamente questo varia in base alla struttura che devi creare. Pizzico il filo a circa metà della pinza tonda, perché questa sarà la dimensione poi dell'asola. Vado a ruotare in questo modo. Prima di chiuderla vado a tagliare la puntina in diagonale di modo che si appoggi perfettamente poi al filo. In questo modo. Ora l'asola non è centrata rispetto al filo, quindi la pizzico esattamente nel punto in cui si incrocia con l'estremità, senza stringere troppo altrimenti rimane il segno, e piego. Ed ecco la prima asola, quella classica, quella che rimane aperta, quindi questa è utile quando dobbiamo andare a inserire un qualcosa, quindi l'apriamo sempre in questo modo, quindi verso di me, vado a inserire un'altra asola o un pendente o qualsiasi altra cosa e poi la richiudo, ma ovviamente in questo caso rimane aperta. Adesso invece vediamo come realizzare quella chiusa. Lascio 3-4 cm da un'estremità e pizzico il filo sempre a circa metà delle pinze tonde. Piego il filo a 90 gradi in questo modo. Ruoto la parte più corta. Come vedi, io tendo sempre a muovere il filo anziché prendere la pinza e spostarlo facendo forza, altrimenti si rischia di fare più segni. Una volta che abbiamo creato un angolo di 90 gradi tra il filo più corto e quello più lungo, mi aiuto con le pinze piane che non hanno zigrinature e vado a avvolgere il filo. Faccio due o tre avvolgimenti molto stretti. Ed ecco questa asola chiusa, quindi qui ci vanno aggiunte o asole aperte o comunque elementi che si possono agganciare, oppure prima di fare i nodini
si va a inserire quello che dobbiamo inserire. Nel caso della catena spesso sono elementi tutti molto simili come questo, oppure hanno anche una piccola pietra, e poi si chiude con gli avvolgimenti. Con la terza asola faccio la stessa cosa di quella precedente, perché pizzico il filo lasciando qualche centimetro dall'inizio, faccio un giro completo in questo modo. Ora voglio aggiungere un altro cerchietto, quindi sposto un pochino verso l'alto questa asola che ho fatto prima, di modo che adesso quando vado ad avvolgere prenderà il filo la stessa dimensione dell'asola precedente, perché come vedi lascio un po' di spazio tra un giro e l'altro. Anche qui faccio un giro completo e poi ruoto il filo verso l'alto anche lui. A questo punto prendo il filo più corto e vado ad avvolgerlo su quello più lungo. Questa è comoda se appunto dobbiamo appendere due catenine, due elementi anziché uno solo, quindi da qui volendo può partire anche la monachella e potrebbe essere una monachella con doppia asola. Queste sono le tre asole che ti propongo, fammi sapere quali di queste rifarai, quali conoscevi lasciando un commento, e lascia un like se questo video ti è stato utile. Iscriviti per non perderti i prossimi tutorial e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!